Poggio, nel dialetto di Poggio Imperiale, utarnuese, non è nato per caso, ma è frutto di un lungo lavoro maturato nel tempo. Questa raccolta di termini dialettali è iniziata quando, giovane studente universitario, militavo con un gruppo di amici nell'Azione Cattolica e mi dilettavo a scrivere scenette in vernacolo terranovese con parole che sentivo dai nonni e dalle persone anziane che andavo ad interrogare per arricchire maggiormente le mie conoscenze. La passione vera e propria per il dialetto, però, è arrivata quando nel 1967 fui segnalato dal parroco Don Giovanni Giuliani Senior a collaborare con il professor Bibò, che allora si interessava nella capitanata ad una raccolta di dati per la compilazione della carta dei dialetti italiani. Mi adoperai nel migliore dei modi e ricordo che mi fu d'aiuto una persona di Poggio Imperiale, il signor Antonio Laltrella, conosciuta meglio come Iuccello, per molti anni usciere del comune di Poggio Imperiale. Quel lavoro è stato per me il vero punto di partenza per cominciare a catalogare le parole dialettali, lavoro che lasciai incompiuto nel cassetto della scrivania per motivi e situazioni personali, ma sempre con l'intento di riprenderlo. Eccolo finalmente, logicamente non è completo, i vocaboli dialettali sono tanti. Già quando il dizionario era in stampa me ne vennero in mente altri ed altri ancora me ne sono stati suggeriti. Il dizionario avrà un aggiornamento perché continuerò il lavoro di ricerca. Spero anche nella collaborazione vostra e dei lettori che vorranno farmi pervenire termini e modi di dire dialettali di cui sono a conoscenza e che non troveranno nel presente lavoro. La lingua madre è patrimonio comune, cerchiamo di non perderlo. A tutti va il mio grazie anticipato. Attraverso la parlata locale ho avuto modo di conoscere la storia, il vissuto del mio popolo, i costumi, le abitudini, le tradizioni. Conoscere il dialetto è sinonimo di ricchezza culturale, ecco perché bisogna insegnare a parlare il dialetto ai bambini. E anche se in alcuni ambiti è considerato come una forma scorretta dell'italiano, il dialetto resta un efficace mezzo di comunicazione e si presta ad essere utilizzato anche come strumento per esprimere in modo colorito sentimenti, passioni, emozioni. Si sta tentando da diverse parti di recuperare la parlata dialettale. L'Italia è uno dei paesi nel mondo più ricco di dialetti. Se non si corre ai ripari, se non si salva quello che è possibile salvare, un pezzo incommensurabile della nostra storia, della nostra cultura andrebbe perduto. Andrebbe perduto quel meraviglioso insieme di sensazioni, sonorità, profumi, che solo il dialetto ci sa mettere nell'animo. Parlando con anziani di Poggio Imperiale o dei paesi limitrofi, non sempre è facile capire quello che dicono, specialmente se adoperano una pronuncia dialettale molto stretta e se adoperano espressioni popolari per niente note ad un forestiero. Non è sempre possibile approfondire l'etimologia di una parlata dialettale, la nostra poi, che ha provenienze diverse e mancanza di fonti scritte attendibili. Molte parole del nostro dialetto, però, sono riconducibili a quelle dei popoli che hanno abitato il nostro territorio e hanno influenzato con il loro apporto il sostrato linguistico.
Chi non conosce in Evola dolci del periodo natalizio? Il nome di questo dolce deriva quasi certamente da un termine provenzale catalano, Eula. Così come chiatrat, participio passato di chiatrà, parola di derivazione albanese, chiatrarin, che significa proprio lastra di ghiaccio. E quante volte avete sentito Lucà? Lucà significa urlare alla maniera del lupo. Proviene dalla parola indoeuropea lucuos, che significa lupo. Spesso si usava una sola parola per indicare uno stato d'animo. Per esempio, in prossimità delle feste del Santo Patrono, i giovanetti che indossavano un abito nuovo, dicevano le nonne, slaziavano, per intenderci, cioè si facevano sotto, perché erano contente, felici per avere un abito nuovo e perché potevano essere ammirate dai loro coetanei. A volte invece si ricorreva delle espressioni per indicare un solo termine. C'è fatto male all'ostro du braccio, indicando un po' tutto il braccio, non sapendo distinguere l'omero dall'ulna o dal radio, non sapendo nemmeno cosa fossero. Così pure per indicare i capogiri, dicevano, mi venni scurda annanza l'occhia. È importante catalogare i termini, i modi di dire anticamente dialettali, e che rischiano l'estinzione, stando attenti a non rendere dialettali i termini italiani. Sono venuto a Catalalbgoc, ho sentito dire qualche giorno fa, Albgoc, brutta copia dell'italiano albicocca. Il termine dialettale giusto è Elbergen. Ecco perché è necessario fissare tutto sulla carta. Sarà così possibile riutilizzare le parole sottraendole alla dimenticanza. Tutti noi abbiamo più o meno esperienza del dialetto che si parla nel luogo dove abitiamo, o perché lo usiamo personalmente, oppure perché lo sentiamo parlare a casa, nel quartiere, al mercato, a scuola. È vero che il dialetto, con i mezzi di comunicazione di massa, quali radio, televisione, giornali, eccetera, ha perso molto della sua peculiarità e si è in certo qual modo avvicinato all'italiano. Nonostante tutto, ancora vive ed è una realtà linguistica e culturale di grande importanza. Il dialetto non è parlato solo dalla gente semplice, dalla gente dei campi, ma anche dalle persone istruite, se non in pubblico, almeno nella vita privata, nelle conversazioni con i familiari e gli amici, perché è la lingua che ha appreso da fanciullo, perché è la lingua del suo luogo natale, perché la trova più spontanea, più colorita, più espressiva. Anche nella scuola gli insegnanti sono ormai consapevoli del dialetto come una realtà viva e presente negli alunni. L'accettano come mezzo espressivo di pensieri, sentimenti, esperienze e se ne servono come base per l'acquisizione della lingua nazionale, che è la più ampia e diffusa. Ho inserito nel libro alcune note grammaticali e di fonetica per rendere più agevole la pronuncia e dare una chiave di lettura facilitata ai giovani e a chi, per esigenze di lavoro, non vive più nel nostro paese. Per tutti noi e per questi compaesani che vivono lontano, ho preparato il dizionario del dialetto di Poggio Imperiale, Utarnues. Grazie. Grazie all'autore della pubblicazione oggetto dell'incontro di questa sera. Intanto